Dai, mo portare il culo a casa, mo si chiama. Sì. O quello che ne rimane. Per fortuna siamo in due. Sì. Allora. Andiamo. Siamo pronti? No, andiamo a fa benzina. Per quello che siamo in ritardo. Va a prenderci un caffè. Al bar Roma. Come no? La piccarò da qualche parte. Enzo, come va? Alla grande. Alla grandissima. Sì, sì, siamo felici. Ci siamo Alessandro e ma soprattutto Gianluca, che si aggrappava alle pietre, con le mani. All'erba per tirarsi su, a quattro mani. Un'esperienza. Stanno attaccati, o l'ultimo proprio, non mi ricordo. Però da lì è uscito l'alce, il danno, la camoscia. Ma dove stavano quindi le pietraie dove si scivolava? Le pietraie, la verba, qua era tutto pronto. Ecco, uno, aspetta.
dopodiché fai l'inversione così, sul liquido è più facile, qua più difficile, in avanti. Quando giri questo piede devi girare vicino all'altro scarpone, perché se giri largo vai a sbattere contro il bastone. L'unico problema è che tu, come vedi, io giro da solo, così non va bene. Unilaterale. Io farei l'inversione a U, Robè. Farei l'inversione a U. Bravo. No, fa la inversione a I. Quando arrivavo in tenda, la prima cosa dicevano qual era il lato dove andare a fare la pipì. Poi dall'altro lato ci prendevi la l'acqua per davvero, quindi no, non dovevi mai mischiare. Ma quello anche quando arrivi nei rifugi, guarda. Sì, sì, in questo momento. Ah, Enzo, bellissimo. Questa idea è affondo e basso. Attenzione ai sassi, qua mo cominciano a fiorare in fretta. Alessandro! Sono arrivato fino a sotto.
Sì, arriva, arriva. Dai, vieni qua che qua puoi sciare. Anche due. Se vi ci piace.